maestro Maurizio Barbacini. Maestro, le volevo chiedere, anche per i telespettatori meno avvezzi al mondo della lirica o magari che si approcciano a questo mondo, che differenza c'è fra le varie categorie di artisti della lirica, magari soprano, baritono, qual è la differenza? Dunque, la differenza consiste nella qualità della voce, quindi nell'estensione della vocalità che ognuno possiede. Un soprano è, diciamo, la voce femminile più alta, poi c'è il mezzo soprano che è un po' più bassa, poi c'è il contralto che è ancora più basso. E nelle voci maschili c'è il basso, il baritono e il tenore. Il basso è quello che ha le voci più profonda, più scura. Il baritono è quello che sta a metà tra il tenore e il basso, diciamo quella più naturale, che la voce umana, diciamo, è baritonale. Poi c'è il tenore che ha la voce acuta, i Pavarotti, i Corelli, che hanno questa facilità nel registro acuto, che sono quelli che fanno saltare sulla seggiola quando fanno questi acuti un po'. E questo può essere un modo per riconoscere il diverso tipo di voci, di vocalità, e quindi avere una idea già di cosa avviene in palcoscenico. Ecco, quindi ci si specializza in base alla voce o in base alla decisione di ciascun artista e poi con l'allenamento, ovviamente? In base alla voce, la natura è determinante in ogni cosa. Su una natura da soprano piuttosto che mezzo soprano, uno poi studia e cerca di migliorare in ogni senso la propria vocalità, ma è la natura che decide se uno è soprano o se è mezzo soprano, se è un baritono, se è un tenore. Il colore della voce è determinante e l'estensione, ovviamente. Un percorso il suo molto interessante, ci raccontava appunto che ha girato il mondo in lirica. Dov'è stato e cosa poi l'ha portato qui, a Ripa Bottoni? Qui io nasco come cantante più di 40 anni fa. Ho un fratello gemello che ha fatto una carriera internazionale e strada facendo ho cantato ruoli importanti negli enti, ho cantato con Kleiber, con Jimmy Levine, con diversi cantanti, ho fatto anche un film, La Traviata, il famoso film di Zeffirelli, dove io facevo la parte di Gastone. Poi improvvisamente, avendo fatto tutti gli studi, il pianoforte, la composizione, eccetera, pensavo che con la direzione d'orchestra di poter avere delle chance. E lì ho incontrato il maestro Nello Santi, che mi ha invitato, senza conoscere, o mi conosceva per strade traverse, diciamo, e mi ha invitato, niente po' di meno che a Parigi, alla Bastille, a fare le ultime 7 recite di Manon Lescaut, dove lui non poteva fare perché aveva impegni. E io sono andato un po', non avendo nulla da perdere, ho accettato di buon grado. E lì ogni sera era un successo e di lì è partita la mia carriera. Sono stato 12 anni a Filadelfia, ho girato l'America, il Giappone, la Corea, la Germania, la Francia. Sono stato un po' in tutto il mondo, ho fatto quasi 1500 recite di tutto il repertorio italiano e non. E quindi poi ho avuto l'occasione di lavorare con Piero, eccetera, e poi un bel giorno Pierpaolo mi chiama e mi dice, aveva questa idea di fare di partecipare a un riconoscimento di suo padre, il grande Piero Cappucci, il grande barito, a Ripa Bottoni, dove lui era nato, eccetera. Ma con grande piacere, per me è solo un onore poter contribuire allo svolgimento di un'idea su Piero, perché è stato un personaggio eccezionale, un cantante di prima grandezza. E quindi poi siamo venuti, poi c'è stato il Covid, avremmo dovuto fare altre cose con un'opera in mezzo, eccetera, poi il Covid ci ha un po' frenato e quest'anno siamo ripartiti e sono onorato di essere qua, di poter portare la mia esperienza in questo concorso che darà lustro al nome di Cappuccilli e spero anche a Ripa Bottoni, che diventerà sempre più importante in questo mondo operistico. Thank you.
questo festival dimostra anche la grande valenza della lirica e dimostra anche che c'è ancora spazio per la lirica anche nella contemporaneità. Ci sono tantissimi e bravissimi artisti, lo stiamo vedendo con queste audizioni, quindi un mondo lirico ancora molto florido. È molto florido. Purtroppo la cultura si è un po' abbassata di livello, perché con questi social, con questi modi, tutto è diventato fra virgolette più facile, il che non è, perché per arrivare ad essere cantanti di valore bisogna, è uno studio continuo, al di là delle grandi doti ci vuole uno studio continuo, il repertorio esatto, che si è un po' persa questa cosa. Purtroppo ci sono esempi di personaggi che, senza far nomi, che così sono diventati famosi nel mondo, ma non hanno un substrato professionale di livello. E purtroppo è il mondo che è così. E mi fa piacere in queste prime audizioni di notare che ci sono cantanti con grandi qualità, e questo è per me una speranza, che facciano tesoro di quello che possiamo dare come esperienza per far sì che la lirica continui per il valore, per il grande valore che ha. Insomma, è una fortuna poter cantare, poter assistere, poter fare musica in questo senso. Ci ha raggiunti Yun Han Don, un cantante lirico che si è esibito quest'oggi alle audizioni di Ripa in lirica. Quale repertorio hai portato durante l'esibizione? Per questo concorso ho portato tre arie. Una viene dall'opera di Bizet, Jolie Fille de Perth, un altro di Freischütz, un'aria tedesca. Poi anche famosissimo Don Carlo, Filippo Saria, e la Giammai Mamo. Da quanto tempo pratichi lirica? Da più o meno 10 anni. Ed è la prima volta qui a Ripa Bottoni? Sì, la prima volta. E cosa ne pensi di questo paese? Ti ha affascinato? È veramente un paese, piccolo paese, però è pieno gusto antica. Mi piace tantissimo.